Madonna! Le donne. E voi avete detto? Io ho detto le donne. E no, state scherzando. Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Buon pomeriggio da Antonio Petrazzuolo in questo corner relativo a Napoli Magazine, le ultimissime flash con un ospite speciale, 10 minuti da vivere insieme con Matteo Gianello. Buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio a voi. Allora Matteo, grazie per aver accettato il nostro invito. 7 anni trascorsi con la maglia azzurra, da veronese nato a Bovolone sei diventato napoletano, lasci Napoli dopo una vita, Matteo? Sì, sono 7 anni indimenticabili, perché alla fine che siano stati vissuti bene o male, che tra parentesi vissuti benissimo, sono 7 anni indimenticabili che rimarranno dentro di me fino per sempre, perché le emozioni, i momenti che ho vissuto con la maglia del Napoli in questi 7 anni sono momenti indelebili, e di questo è un bagaglio che mi porterò dentro di me per sempre. E allora, prima di proseguire con questa chiacchierata, già ci arrivano tanti messaggi, facciamo subito un pit stop. Tufano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tufano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tufanogomme.com Questa volta intervistano i tifosi, Matteo Gianello, quindi io mi faccio da parte. Scrive Cristian: qual è stato il ricordo più bello di questa avventura nel Napoli? I ricordi sono tanti, però sicuramente, a parte l'aspetto personale della partita di Verona, quella di 4 anni fa, certo, sicuramente un momento bellissimo che hanno condiviso i tifosi con noi è stata la promozione in Serie A della partita di Genova, di Marassi contro il Genoa. Quello sicuramente è un momento, la festa, l'invasione, è un momento che uno dei più belli, ecco, vissuti a Napoli in 7 anni. C'erano tifosi del Napoli anche a Gela, a Chieti. Matteo, tu l'hai vissuto quel Napoli, quello della Serie C, che ricordi conservi? Adesso vediamo un Napoli in Champions League, abbiamo fatto i primi viaggi, no, in Europa League a seguito della squadra azzurra. Che presente si presenta per questo Napoli e che ricordi conserverà invece di quella Serie C che non apparteneva al Napoli? No, sicuramente ricorderò la passione e l'attaccamento alla fede dei tifosi, perché veramente siamo nati in campi dove il tifoso napoletano, per come era abituato negli anni 90, non avrebbe mai immaginato di andare a calcare quei campi che erano veramente, che non aspettavano il Napoli e alla storia, al blasone del Napoli. Sicuramente, per quanto riguarda il Napoli di adesso, Napoli sicuramente ha ottime garanzie, visto anche l'annata che è appena trascorsa, ha dei giocatori che si vogliono confermare, visto il campionato ottimo appena fatto. E sicuramente il presidente insieme al direttore stanno allestendo una squadra che possa competere nelle tre, confermarsi in campionato e ben figurare in Champions League, che è una competizione che il Napoli l'ha vista protagonista tanti anni fa. Sicuramente non è la Coppa Campione di una volta, la Champions League adesso, ci sono tante squadre dove cercano di pareggiare il divario che magari c'era in passato. Abbiamo visto anche quest'anno, ci sono state delle sorprese, come lo Schalke, come squadre insomma sicuramente meno blasonate di quelle che erano nella carta inizialmente, e quindi Napoli vorrà ben figurare perché lo merita, la città e i tifosi lo meritano. Scrive Roberta da Roma: Matteo, ma non c'è proprio stata la possibilità di una tua conferma come terzo, anche terzo portiere del Napoli?
Non lo so, perché il mio procuratore mi ha messo al corrente di questo fatto, insomma, che il Napoli non mi avrebbe riconfermato, quindi non so, mi dispiace, ma non so dare motivazione per questa. Io la mia speranza era quella di rimanere, certo. Però evidentemente il Napoli ha optato per altre soluzioni, ha optato per altre strade, insomma, io lo accetto e lo rispetto, ci mancherebbe. Matteo, conosci Rosati, Antonio Rosati, il portiere del Lecce? Che idea ti sei fatto? Il Napoli l'ha annunciato insieme a Zemaili per il centrocampo. Personalmente non lo conosco, l'ho visto in TV, l'ho visto da avversario, è un buon portiere, sicuramente ha 28 anni, è ancora giovane, anche se alle spalle ha un buon bagaglio tecnico, ha un buon bagaglio di esperienza. Sicuramente può far, non dimentichiamo che c'è una roccia come De Santis, che in questi due anni ha dimostrato veramente di essere all'altezza in ogni situazione e dobbiamo dire che ha portato tanti punti al Napoli. Se il Napoli si trova in questo a fare la Champions League quest'anno, sicuramente un po' di merito c'era anche De Santis. Però nell'evenienza sicuramente Rosati farà bene e non si troverà assolutamente in difficoltà. Matteo Gianello e Gennaro Iezzo, che io ho avuto il piacere di seguire passo dopo passo quando il Napoli purtroppo è andato in Serie C, poi pian piano ha cercato di risollevare la testa dopo momenti difficili, si sono sempre allenati con grande dedizione, grande spirito di sacrificio, poi è chiaro sono cambiati anche gli staff tecnici, adesso per esempio c'è il simpaticissimo Nunzio Papale, però quello che ha fatto gruppo da Gatti, da Montervino a Montesanto a Gianello fino ad arrivare oggi a Lavezzi, Amsic, Gargano, Cavani eccetera eccetera, è stato sicuramente questa voglia di stare insieme e di arrivare. Correggimi se sbaglio, da Reia, Matteo, quando ci si allenava anche sotto piogge scroscianti fino a Mazzarri, è stata un po' questa l'arma vincente del Napoli, la voglia di vincere. Sì, sicuramente, perché siamo andati oltre le difficoltà, perché inizialmente quando il Napoli doveva essere costruito in 15 giorni c'erano delle difficoltà oggettive, lo sapevano tutti, lo sapevano i tifosi, lo sapevamo noi, però non c'è mai mancato, come hai detto tu, lo spirito di sacrificio, la volontà, la buona volontà di arrivare, perché come ho detto prima, chi arrivava ogni giorno, quando arrivavano i giocatori, tutti erano coscienti che quella non era una categoria che doveva competere al Napoli. E quindi la prima cosa da fare era riportarla nella massima serie nella serie che competeva, che era la Serie A. Quindi si è instaurato subito questo rapporto di sana competizione, di gruppo, che ha permesso sicuramente a Napoli e a noi giocatori di ottenere risultati importanti in questi anni. Matteo, per quanto riguarda invece le voci di mercato che riguardano il Napoli, si parla tanto di Marek Hamsik, tu che lo conosci da vicino, così come Lavezzi e Cavani, possiamo vivere un'estate tranquilla oppure dobbiamo aspettarci delle novità? Perché poi i tre tenori, così come sono stati ribattezzati, rappresentano probabilmente l'arma in più per questo Napoli in vista della Champions l'anno prossimo. Sì, sicuramente questa è una domanda più tecnica da fare al direttore. Io personalmente posso dire che Hamsik è un bravo ragazzo, che sia un ragazzo ambizioso non lo dico io, ma lo dicono tutti. Chi è giovane, chi già ha sciapura la nazionale come lui, chi come Lavezzi sta facendo la Coppa America, Cavani, sicuramente sono giocatori ambiziosi che aspirano al massimo. Però penso che anche loro, in testa loro, in cuor loro, sanno che Napoli è ambizione, perché se Napoli fai bene può valere 2-3 anni, 5-10 da un'altra parte. Poi è normale che andando avanti Napoli per loro può essere solo una grande maturazione, che può permettere a chi magari, se poi andando avanti le ambizioni non combaciano più con quelle del Napoli, è giusto che uno prenda un'altra strada. Però io sono convinto in cuor mio che Hamsik rimarrà anche quest'anno, perché anche lui sa di aver conquistato qualcosa di importante in questi anni ed così, è la Champions League, penso che la voglia fare con Napoli. Così come il Pocio, Matteo? Sì, penso che se la sono sudata e guadagnata anche loro questo, quindi penso io, in cuor mio e anche in cuor loro, penso che vogliano fare la Champions con Napoli, perché sanno che il sapore che ha quello stadio, il tifo, difficilmente si può trovare in altri stadi, anche se ci sono squadre più blasonate e più importanti d'Europa.
Matteo, in extremis ti chiedo, dal di dentro, tu Napoli l'hai vissuta per tanti anni, adesso siamo in Champions League, quindi abbiamo festeggiato alla grande questo risultato super, però hai la sensazione, anche per tranquillizzare un po' i tifosi, che davvero c'è la possibilità di vivere una stagione nuovamente da protagonisti in Serie A e anche di fare una figura dignitosa in Champions, perché qui quasi si inizia a temere, ecco, il Napoli adesso è in Champions, rischiamo di fare un capitombolo oppure rischiamo che se ne vanno tutti più bravi. Tu che input puoi dare? Io penso che già l'allenatore non permetterà mai che succeda questo, perché l'allenatore è un puntiglioso, meticoloso, e non permetterà mai che ci siano cali di tensione o che sia una stagione senza infamia, senza lode. Sicuramente, come lo sta dimostrando il presidente e il direttore, stanno lavorando per allestire una squadra molto, cioè, che possa competere, perché sappiamo benissimo, facciamo tesoro della Sampdoria quest'anno, che è partita con dei buoni propositi, Champions League preliminare, e poi purtroppo durante l'arco del campionato si è trovata a scendere di categoria. Il Napoli De Laurenti ama troppo la città, ama troppo il Napoli, Mazzarri lo stesso, quindi non sono convinto che non permetteranno mai che possa succedere una cosa del genere. E allora Matteo, io ti devo ringraziare, però chiudo con i messaggi dei tifosi che ti hanno davvero mandato in questi pochi minuti tantissimi SMS. Allora c'è Andrea De Rosa che dice: mi fai salutare in diretta da Matteo, lo facciamo subito. Poi c'è Mino Nardone che scrive: Matteo un grande, meritava di restare. E poi in chiusura un simpatico messaggio di Enrico De Prisco che dice: Gianello è stato il portiere più fashion di tutti i tempi del Napoli. Grazie, mi fa piacere. Spero di essere ricordato anche per dell'altro, non solo per il certo, fashion. Certo, questa era una battuta chiaramente simpatica, sì. Che non potevo non leggerti però. Matteo, io ti lascio il microfono per salutare proprio i tuoi tifosi, i tifosi del Napoli, ringraziandoti per questo intervento. Che dire, ringrazio veramente per l'affetto che mi hanno dimostrato in questi anni. Non sembra scontato, ma veramente li porterò nel cuore, perché, ripeto, sarò ripetitivo, ma quello che ho vissuto qua difficilmente lo dimenticherò, anzi non lo dimenticherò assolutamente. Quindi ringrazio tutti i tifosi e auguro loro un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione e per le stagioni che verranno, perché il tifoso non farà mai mancare niente a Napoli e lo ha dimostrato in questi anni e lo dimostrerà anche in futuro. Grazie mille a Matteo Gianello, grazie Matteo. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. E noi facciamo subito un pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com. E Antonio Pietrazzuolo vi augura un buon pomeriggio e un saluto a tutti. Forza Napoli come sempre. E ritorneremo più carichi che mai durante la settimana nel consueto spazio relativo allo sport dalle 15 alle 16 su Radio.0 con Michele Sibilla, Antonio Pietrazzuolo e tanti ospiti. Buon pomeriggio, ciao! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne! Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tu fanno gomme, più sicuri si va. Tu fanno è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.